Buongiorno a tutti, oggi il 26 agosto del 2020, sono le ore 9, riunione della terza commissione, siamo in secondo appello, invito la segreteria a chiamare l'appello, grazie. E allora, consigliera Mella, assente. Consigliera Meli, assente. Consigliere Giaconia. Sì, presente, presente, scusate, presente. Presidente Presente, Caracauti, buongiorno. buongiorno, consigliere, vicepresidente, consigliere Ficarra, assente. C'è un numero legale, si è raggiunto, passo la parola al Bene, presidente. grazie, Consigliere grazie, buongiorno a tutti ancora. Oggi siamo quindi in seconda convocazione, tutto ok per quanto riguarda il numero legale. Oggi cosa avevamo in programma, segreteria? Dico, volevo chiedervi. in allegato abbiamo, perché non ho altre informazioni rispetto a quelle di ieri, in allegato abbiamo la relazione RE7 del secondo trimestre 2020. Perfetto. Ieri si era pensato, dopo che il Presidente è uscito dalla seduta, i colleghi consiglieri hanno deciso di affrontare oggi e di studiare questa relazione RE7, per cui la segreteria l'ha allegata alla vostra convocazione odierna. Perfetto. Allora, procediamo allora con la lettura degli allegati. Allora. La prima nota, comunque una nota riservata, sto vedendo da parte della Ragioneria Generale, indirizzata al dirigente del settore di controllo amministrativo, Capuare, al dirigente del decoro urbano, e per conoscenza al sindaco, al vice sindaco, ai rapporti funzionali con Reset e all'assessore e al segretario generale, al collegio dei revisori. Io questa eviterei di leggerla visto che è riservata e non è neanche indirizzata a noi. Leggerei comunque a questo punto l'allegata nota il verbale della riunione delle deliberazioni del Reset che ha trasmesso il presidente della Reset a tutti loro. Vediamo un attimo di cosa si parla. Allora. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Elio. Allora. Ciao, Antonio. Un attimo, sto dando un'occhiata prima di leggere. Ci sono i picchi consiglieri. Il consiglio comunale. Allora. Comunque, non mi rispondi al telefono. Sì. Per favore spegnete i microfoni, attenta il presidente che c'è un martello, non riesco a fare grazie. Allora, io sto vedendo che questi atti sono tutti verbali della Reset e risposte della Ragioneria. Allora. Scusi, presidente. Sì, prego. Io purtroppo devo improvvisamente uscire dalla commissione perché sta per iniziare la commissione elettorale per il sorteggio. Perfetto, E mi allora ricollegherò non appena finiremo. va bene, Quando, grazie se sarete, consigliere. grazie a lei, Sono grazie al le buon lavoro. 9.04, il consigliere Giaconia si allontana dalla Grazie, a riunione. dopo, grazie. Grazie. È presente il collega Ficarra, quindi il numero legale è sempre presente. Io stavo un attimo cercando di capire di cosa dovevamo e potevamo leggere stamattina, dico, per evitare problemi. Allora, stiamo parlando che questo è 23 luglio. 23 luglio. Allora. E questo è queste date che mettono stare. Vabbè, facciamo una cosa. Allora, io comincerei a leggere la relazione, o meglio, il verbale di riunione della. Buongiorno. Ciao Cati, il verbale della Reset, questo del 23 luglio. Allora, l'anno 2020, il 23 luglio del 2020, alle ore 9.30, processata la presenza della Commissione ubicata alla società in via Catania, si svolge la riunione per determinazione della società Reset.
per discutere e terminare in merito al seguente ordine del giorno: comunicazione, relazione primo semestre 2020, organizzazione aziendale, incarichi professionali vari ed eventuali. Amministratore unico Antonio Pernice dello Spartisano, con l'accordo dei soggetti collegati in videoconferenza, invita ad assolvere le funzioni di segretario alla relazione del presidente verbale la signora Tiziana La Corte, della segreteria di presidenza che appositamente convocata accetta l'incarico. Constatato che la riunione è stata convocata con noto protocollo 5307 inviata a mezzo PEC in data 8 luglio 2020, l'amministratore pertanto dichiara constata e fa constatare che è presente nella sede dell'ingegnere Antonio Pernicciaro Spatrisano, amministratore unico della società, mentre la dottoressa Pietra Schillaci, presidente del collegio sindacale, il sindaco effettivo dottor Leoluca Scalisi e il sindaco effettivo dottor Fabrizio Lista sono collegati in videoconferenza, che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che pertanto la riunione è regolarmente costituita ed atta a determinare. Il presidente invita a partecipare alla riunione in videoconferenza l'avvocato Cosentino, il dottor Canfarotto e il dottor Mirabile. Prende la parola l'amministratore unico, il quale procede all'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno. Si procede col primo punto, comunicazione. Nel corso della presente riunione, per determinazione, si tratterrà oltre che della relazione al primo semestre 2020 anche di alcuni temi di notevole rilevanza aziendale. Ispezione ASP al magazzino Reset di via Juvara 54C, ispezione ASP al cimitero del Rotoli, gara per l'elaborazione delle paghe, applicazione del regolamento spese legali. Si procede quindi a trattare il punto 2 all'ordine del giorno. Relazione di primo semestre 2020, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente regolamento unico dei controlli interni dall'articolo 40, controllo concomitante, gli amministratori della società partecipate trasmettono all'amministrazione comunale, al presidente del consiglio comunale, al fine della trasmissione ai gruppi consiliari il report trimestrale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, nei quali viene illustrato l'andamento economico-finanziario nel periodo di riferimento e la rilevazione degli scostamenti rispetto al budget. La società, entro i termini stabiliti, ha predisposto la relazione relativa al primo semestre 2020, già inviata a mezzo PEO agli ordini sociali in data 16 luglio ultimo scorso. Pertanto si porta nel corso della seduta odierna all'attenzione dei partecipanti la relazione relativa al primo semestre 2020 e l'addendum. Buongiorno a tutti. Buongiorno Concettanella. Relativa alla previsione economica al 31 dicembre 2020. Come noto, in considerazione dell'ampia trattazione fatta sul tema delle riunioni per determinazione della società Reset, non dispone attualmente del budget 2020 e quindi si è deciso di prendere a riferimento il piano industriale riferito all'anno 2020. Tale assunzione è peraltro prevista dallo stesso regolamento di controllo interno del Comune di Palermo, ne già citato, articolo 40 al comma 3. L'andamento della società Reset, a conferma della performance 2019, è di un sostanziale equilibrio economico che è stato possibile mantenere, pur in presenza di un significativo calo del valore della produzione rispetto agli obiettivi di piano industriale 2020, grazie al contenimento dei costi che si è dimostrato coerente con tale obiettivo. La relazione sarà anche presentata ai soci nella prossima assemblea, già convocata per il 28 luglio 2020. Dopo ampio dibattito, pertanto esaminati i dati della relazione al primo semestre 2020, l'amministratore unico, sentito il parere del collegio sindacale, determina di approvare la relazione al primo semestre 2020 e di inviare entro la scadenza del 31 luglio 2020 al settore delle società partecipate e dal Presidente del Consiglio Comunale la relazione relativa al primo semestre 2020. Si procede quindi a trattare il punto 3 all'ordine del giorno. Organizzazione aziendale, incarichi professionali. Ispezione ASP magazzino Reset via Juvar. In data 9 luglio 2020 l'ASP ha effettuato una ispezione del magazzino Reset via Loiso Juvara. L'ispezione è derivante da un esposto fatto da soggetti terzi alla Procura della Repubblica. Nella stessa data, dopo aver completato l'ispezione ed elevato alcune osservazioni in merito alle conformità dei locali, gli ispettori sono recati presso la sede Reset in via La Malfa 120-122, ove hanno incontrato il legale rappresentante della società e stilato un verbale di ispezione del 9 luglio allegato agli atti societari. Successivamente, in data 20 luglio 2020, l'ASP ha inviato con nota protocollo 1172 il verbale di prescrizione protocollato agli atti societari con protocollo 5567 del 20 luglio 2020 allegato agli atti societari. Nell'atto ASP dell'ASP, l'ASP contesta il mancato rispetto dell'articolo 65 del decreto legislativo 8108
per l'utilizzo di locali cantinati o semi-incantinati. La soluzione delle prescrizioni potrebbe realizzarsi attraverso le seguenti possibili azioni: porre in essere misure correttive relative alle aree e azioni dei locali con un costo stimato di circa 40.000 euro per la realizzazione dell'impianto di trattamento aria, presentare conseguentemente la domanda prevista dall'articolo 65 del legislativo 8.08 per l'utilizzo di locali cantinati o semicantinati. Cambiare locale, prendendo in locazione un nuovo magazzino, peraltro le azioni sono già state avviate e si è identificato un locale potenzialmente fruibile, il costo della sola locazione è pari a 25.000 euro per 6 mesi, a cui vanno aggiunti i costi del trasloco e il costo di alcuni lavori di pulizia e manutenzione parzialmente detraibili dal canone previo accordo con i proprietari. Trasferirsi direttamente nel nuovo magazzino di Via Strasburgo 191, nel quale sono stati completati i lavori di manutenzione e messa a norma degli impianti. Manca solo l'agibilità del locale da ottenere tramite conferenza di servizio. Tale soluzione è perseguibile nel breve solo a seguito di autorizzazione dell'ASP. Si invierà PEC con la richiesta della documentazione attestante e certificazione impiantistica. L'amministratore ha affidato alla pratica all'avvocato Cosentino per i seguenti scopi: avviare a tempo debito un'azione legale verso i proprietari del magazzino di via Juvara, che nel contratto dichiaravano di disporre di tutta la conformità delle norme di legge per addebitare ai dessi il costo della sanzione amministrativa e consentire una risoluzione anticipata della locazione; supportare l'amministratore nello svolgimento di un'indagine finalizzata ad accertare le responsabilità interne all'organizzazione aziendale del consulente per la sicurezza, al fine di comprendere attraverso l'analisi della documentazione a supporto delle motivazioni del mancato rispetto all'articolo 65 del decreto legislativo 8.108, e sono stati concessi 90 giorni per adeguare i locali; supportare l'amministratore nella relazione all'ASP al fine di gestire l'eventuale trasferimento diretto del magazzino in via del Strasburgo 191. Nel caso in cui si decidesse di locare un nuovo magazzino, questo sarebbe preso in locazione solo per 6 mesi, ritenuto il tempo sufficiente per completare l'iter di ottenimento dell'agibilità per il nuovo magazzino di via del Strasburgo 191. In tal caso sarà necessario redigere un nuovo contratto di locazione per un periodo di 6 mesi. Questo è il primo punto. Ispezione ASP al cimitero del Rotoli. In data 10 luglio 2020, l'ASP ha effettuato un'ispezione al cimitero del Rotoli ubicato in via Papa Sergio numero 1 e numero Papa Sergio 1 e primo numero 96 in Palermo. Il verbale è allegato agli atti societari. Il verbale è stato notificato all'amministratore della società in data 16 luglio 2020 dalla dottoressa Daniela Rimedio, dirigente del settore impianti cimiteriali. Nel corso dell'ispezione, l'ASP ha rilevato una serie di non conformità alle previsioni del decreto legislativo 8.108 relative alla locale del cimitero e ha chiesto una serie di documenti sia al comune che all'arresto. Gli ispettori hanno dichiarato che l'arresto era presente sui luoghi, fatto non rispondente al vero, e infatti il verbale è stato notificato alla dottoressa Daniela Rimedio, dirigente del settore impianti cimiteriali, all'amministratore solo in data 16 luglio del 2020. L'amministratore ha immediatamente contestato. Scusate un secondo. Allora, scusate. L'amministratore ha immediatamente contestato la notifica e affidato la pratica all'avvocato Cosentino per i seguenti scopi: contestare il verbale per difetto di notifica, far rilevare che la conformità rilevata nei locali di proprietà del comune di Palermo non sono ascrivibili alla Reset come rilevabile dal vigente contratto di servizio tra il comune di Palermo e la Reset; supportare l'amministratore nella verifica e adeguatezza della documentazione richiesta dall'ASP al fine di essere pronti all'eventuale invio in caso di mancanza. Oggi casa mia è un porto di mare, sono lasciato mia figlia, mio nipote, un macello. In caso di mancata accettazione della contestazione del verbale, supportare l'amministratore nello svolgimento di indagine realizzata ad accertare eventuali responsabilità interne all'organizzazione aziendale del consulente per la sicurezza per l'eventuale non conformità al decreto legislativo. E questo è il secondo punto. Gara per la elaborazione delle paghe. In data 20 luglio 2020 l'amministratore ha ricevuto la nota a protocollo 5581 allegata agli atti societari a firma del RUP della sala dei dottori Canfarotto e Mirabile, nella quale si comunicava che la stazione appaltante Reset, in data 29 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 50-2016, ha provveduto a pubblicare il bando di gara per l'affidamento del servizio di elaborazione delle paghe
per il periodo 1 agosto 2020 31 dicembre 2021 con la relativa documentazione. La stazione appaltante, sempre in data 29 maggio 2020, ha provveduto a dare idonea pubblicità legale alla gara in oggetto attraverso la pubblicazione degli statuti di gara nei quotidiani Giornale Sicilia e La Repubblica, nonché nel sito istituzionale della società. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta con il minor prezzo rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016. Entro il termine ultimo per l'adozione delle offerte stabilito nel bando di gara alle ore 11 del 2 luglio 2020, hanno partecipato alla gara la società Barbaro e Partners Job Consulting S.T.P. ARL e la società Basisnet S.R.L.S. La gara ha avuto luogo in sede pubblica il giorno 7 luglio 2020 alle ore 10 presso la sede della Reset in via Ugo La Malfa 120-122. La Barbaro e Partners Job Consulting ha presentato un'offerta economica pari a 79.000 euro. La Basisnet S.R.L.S. ha presentato un'offerta economica pari a 74.000 euro. Alle ore 10.50 del 7 luglio del 2020 sono chiuse le operazioni di gara aggiudicando provvisoriamente il servizio di elaborazione delle buste paghe alla società Basisnet S.R.L.S. per il periodo 1 agosto 2020 31 dicembre 2021. Nella nota emittenti consigliano inoltre che in data 16 luglio 2021, con nota protocollo 55/17, la stazione appaltante, senza l'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, ha inviato una PEC alla ditta, se non è stata data sbagliata, 2017, deve essere 2020, alla ditta Basnet, contenente la richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla gara stessa e per i quali è stato autocertificato il possesso in sede di gara. Il termine fornito documentazione richiesta è il 3 agosto 2020. Solo successivamente alla corretta ricezione della documentazione alla verifica positiva della stessa potrà essere valutata la giudicazione definitiva della gara. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 marzo 2020 numero 53, il contratto con lo giudicatorio potrà essere stipulato entro 35 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara. Pertanto, rieccomi. Bentornato. È verosimile ipotizzare che ciò che potrà avvenire solo nella seconda parte del mese di settembre. Collega Giaconia, stiamo leggendo le note che riguardano Reset ed in particolare stiamo leggendo il verbale del Consiglio di Amministrazione di luglio del 2020, dove ci sono alcuni punti che riguardano le due ispezioni dell'ASP, una al cimitero e l'altra nei magazzini in affitto di via Loiso Iuvara, e la gara che riguarda l'affidamento all'esterno dell'elaborazione delle buste paghe. Stavo leggendo questo. Quindi concludo, si ritiene necessario, senza l'articolo 31,3 del decreto legislativo 50/2016, per memoria di informare il processo amministrativo in corso, dover comunicare alla ditta Basisnet strettamente in avanti di mesi 2 del periodo di affidamento del servizio di elaborazione paghe, quindi per il periodo 1 ottobre 2020 e al 28 febbraio del 2022, comunicare alla ditta Barbaro e Partners Job Consulting un affidamento del periodo 1 agosto 2020 30 settembre 2020 tramite lo strumento della cosiddetta proroga tecnica a fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa prevista dal parere dell'ANAC. L'amministratore, condividendo il contenuto della relazione, nota protocollo 5581 del 20 luglio 2020, sentito il collegio sindacale, determina di prorogare questo periodo, di valutare la fornitura della documentazione, la completezza e la correttezza della documentazione, di chiedere offerta di ditta Barbaro per le attività di consulenza del lavoro a far data dal 1 ottobre del 2020. Lettera ANAC compensi amministratore. L'attuale amministratore unico della Reset, ingegnere Perniciaro, è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 9 agosto 2021. Il predetto incarico di amministratore unico è stato conferito a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5,9 del decreto legislativo 95/2012. Va considerato che l'ingegnere Perniciaro è iscritto all'ordine degli ingegneri e ha sempre svolto attività di lavoro autonomo e pertanto espresso dubbi sulla legittimità della delibera di nomina nella parte in cui si prevede la gratuità del incarico e ha chiesto all'autorità ANAC di pronunciarsi in merito. A sostegno di tale conclusione,
oltre che ad alcuni pareri resi da legali, ha esposto una serie di argomentazioni, tra cui la circostanza che al momento del conferimento dell'incarico l'ingegnere non aveva raggiunto l'età indicata nelle circolari 6/2010 e 4/2015 del Ministero della Funzione Pubblica, le quali considerano soggetti collocati in quiescenza coloro che hanno compiuto 65 anni, ne aveva raggiunto l'età contributiva prevista dalla gestione di riferimento in Arcassa per il conseguimento della correlativa prestazione previdenziale. Su tale argomento è da evidenziare che nella nota RESET, protocollo 6297 dell'11 luglio 2019, è stato motivato con riferimento sia al parere legale presentato all'amministratore, nel quale si spiegano le ragioni giuridiche per cui il compenso è dovuto e che anche il riferimento alla determinazione sindacale 104 dell'8/8/2018, dalla quale il compenso per l'amministratore unico di RESET è stato determinato in euro 40.000 annui, compreso di premio di risultato. Nel bilancio annuale della società il compenso si è determinato è stato coperto da un fondo rischi legali a copertura del potenziale costo derivante dall'eventuale contenzioso. In data 16 luglio 2020 è pervenuto parere dell'ANAC sull'argomento, dal quale si evince la legittimità dell'incarico conferito all'ingegnere Perniciaro di amministratore unico della società, e si rinvia alla funzione pubblica competente la decisione in merito al diritto del compenso. L'RPCT, ultimamente al legale che sta proseguendo l'iter, predisporranno interrogazione alla funzione pubblica competente. Quindi questa cosa è ancora in piedi, non si riesce a uscirsene, se gli spetta o non gli spetta il compenso. Io credo che un compenso a uno che lavora 24 ore su 24 a una società di una complessità notevole come la Reset non può non essere riconosciuto. Cioè, non è pensabile che un amministratore con tutte le responsabilità e i rischi possa fare l'amministratore a titolo gratuito, sinceramente. Io su questo argomento mi auguro e spero che al più presto ce ne usciamo e si possa trovare finalmente veramente una soluzione. Comunque, andiamo avanti. 3.5. Applicazione del regolamento spese legali. Il collegio sindacale nel merito si è espresso come segue. Il collegio sindacale in merito all'attuazione del regolamento recante norme per la disciplina del rimborso delle spese legali che corrisponde ai dipendenti e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, preliminarmente rileva che, trattandosi di atto che attiene anche alla sfera giuridica dell'amministratore unico, questo per la sua validità, in assenza di consiglio di amministrazione, deve essere sottoposto ad approvazione da parte dei competenti uffici dell'amministrazione comunale. Nel merito, confermando quanto già sostenuto in precedenti verbalizzazioni, questo collegio ritiene che in assenza di una specifica normativa in capo agli amministratori, la procedura più corretta per la società sarebbe il rimborso delle spese legali a conclusione del procedimento con sentenza emessa fuori dell'amministratore. L'obiettivo del regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa è proprio quella di colmare questa carenza normativa. Di contro, osserva ancora il collegio sindacale, non può non rivelarsi che la giurisprudenza ha più volte trattato la difesa degli amministratori analogamente alla difesa a carico della società, prevista per i dipendenti e i contratti collettivi e da norme di legge in materia. Va osservato comunque che in presenza di precise condizioni, in assenza di conflitto di interessi con la società e per gli atti per atti connessi esclusivamente in ragione dell'incarico, la richiesta di assunzione diretta a carico della società delle spese per la difesa degli amministratori in cause penali, civili e amministrative non può essere lasciata alla decisione dello stesso amministratore unico, ma va demandata allo stesso socio nell'ambito delle competenze dell'ufficio controllo partecipante. Su tale competenza il collegio invita l'amministratore a richiedere un parere all'ufficio controllo partecipate, al fine di inserire, ove ritenuto necessario, anche apposita clausola che prevede il parere preventivo dell'ente di riferimento. L'amministratore, rilevate le osservazioni del collegio sindacale, evidenziando che comunque tutte le determinazioni aziendali sono già di norma inviate ai competenti uffici comunali che esercitano il controllo analogo sulla società, ha ritenuto che la posizione espressa dal collegio andasse accolta e pertanto la copia del regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti
e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, approvato interamente in data 18 giugno 2020, è stata inviata in data 2 luglio 2020 ai uffici competenti comunali per ottenere il relativo riscontro. Si rappresenta comunque che l'ufficio controllo partecipato, in un caso avente un'analogia, si trattava del pagamento di una sanzione amministrativa imposta dall'ASP al legale rappresentante della società a causa di inadempienza della sede di proprietà comunale di Piazza della Pace, per la quale sanzione amministrativa pagata direttamente legale rappresentante della società si era richiesto il rimborso con nota protocollo 3777 del 30 luglio 2019, detto ufficio controllo partecipato aveva disposto con nota protocollo 829451 del 28 giugno 2019 a firma del dottor Sergio Manieri, allora responsabile, comunicando la terminazione del rimborso e la vendita messa nello specifico come una delle questioni di organizzazione interna della società, per le quali suggeriva di dotarsi di regolamentazione interna in linea con le vigenti disposizioni di legge. Analoga risposta fu data dal nuovo responsabile del controllo giuridico della società partecipata, dottoressa Carmela Agnelli, in data 23 ottobre 2019, a mezzo mail indirizzata all'RPCT della Reset, avvocato Domenica Viviano, la documentazione è già inviata al collegio sindacale agli atti della società. Da tale corrispondenza si deduce che l'ente controllo partecipato ha già preso posizione in merito a pagamenti di sanzioni e per analogia si può ritenere anche per i costi legali determinati degli adempimenti di atti d'ufficio che si riferiscano ai reati societari dei quali l'attribuzione della responsabilità al legale rappresentante è determinata esclusivamente per effetto della carica e non per reati di natura individuale. Per le ragioni sue espresse, considerato che in data 2 luglio di circa corrente anno il regolamento per la regolamentazione della spesa legale è stato inviato ai competenti uffici comunali, non avendo ricevuto ulteriore risposta, considerato che le risposte avute nel recente passato confermano l'opportunità di avere un regolamento interno che disciplina le modalità di gestione e azioni già svolte dalla società, determina di rendere esecutivo il regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa decorsi 30 giorni dalla data del rinvio e quindi a far data al 2 agosto 2020, nelle more di verificare se la gestione della sanzione amministrativa può ritenersi ricompresa nel suscitato regolamento, nel caso che non lo fosse, di produrre nuovo regolamento o aggiornare il precedente, includendo anche tale casistica. Si procede quindi a trattare il 4 punti all'ordine del giorno, quindi varie ed eventuali, non vi sono altre notizie da nascondere, e quindi si è chiusa la seduta. Allora, questo è il verbale redatto dalla Reset che è stato trasmesso agli uffici del Comune di Palermo e il verbale, ripeto, del 23 luglio. A questo verbale è giunta una nota, però c'è scritto riservata, indirizzata a tutti da parte del segretario generale. Del ragioniere generale, ritenete sia opportuno leggerlo così in videoconferenza, anche se scritto comunicazione riservata? Dico, io ritengo che poi, siccome inviata a tantissime persone, di fatto di riservato c'è poco e nulla. Che ne dite, colleghi? Lo leggiamo o soprassediamo e poi ce lo leggiamo in separata sede, ognuno per i fatti propri? Io sinceramente lo avevo un attimo, avevo soprasseduto, però alla fine lo ritengo che possiamo. Presidente, io penso che possiamo, infatti, come lei la penso, che si possa leggere. Allora, non è che nessuno ci ha chiesto l'impegno della riservatezza, no? Allora, comunicazione riservata da parte della Ragioneria Generale. Allora, oggetto trasmissione copia verbale riunione della determinazione del Reset del 23 luglio, riferimento nota al Reset del 31 luglio. Con la nota indicata in oggetto allegata A, la società trasmette come di consueto anche allo scrivente copia del verbale della seduta dell'organo amministrativo tenutasi in data 23 luglio. Si fa seguito ai contenuti della missiva protocollo 6969 del 6 luglio 2020, quindi allegato B, rimasta priva di alcun riscontro per quanto a conoscenza e ribadita ancora una volta che non è iscritta al servizio economico e finanziario alcuna competenza relativamente all'istruttoria e determinazione adottata dall'amministratore unico, e non può non segnalarsi che talune delle tematiche trattate e verbalizzate nella seduta del 23 luglio si ritiene possano configurare profili di illiceità.
Risulta infatti il reiterato ricorso a consulenze legali a difesa della società anche nei confronti dell'amministrazione comunale. A titolo esemplificativo ci si riferisce all'incarico attribuito all'avvocato Cosentino per il verbale dell'ASPE Cimitero del Roto e nonché a quello sulla gestione della onerosità dell'incarico di amministratore unico. L'imputazione al conto economico delle spese legali potrebbe, all'avviso dello scrivente, configurare ipotesi di danno. Risulta altresì che l'amministratore unico si è determinato nel senso di rendere esecutivo il regolamento, quindi il regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa dei corsi di 30 giorni dalla data di invio e quindi a far data dal 2 agosto 2020. La questione è già affrontata nel verbale dell'amministratore del 18 giugno e segnalata dallo scrivente della citata nota del 6 luglio, non risulta affrontata dal servizio controllo amministrativo giuridico, pertanto l'assenso degli uffici competenti viene dedotto per relazionum rinviandosi a corrispondenza pregressa. Non sfugga ancora che la società ha in corso di espletamento la gara pubblica per la gestione delle paghe. Aspetta, fattelo fare dalla mamma. No, fallo fare dalla mamma, non lo posso fare in questo momento, amore. Di espletamento la gara pubblica per la gestione delle paghe rispetto alla quale ultima tematica occorre senza indugio verificare se il socio Sispi potesse essere invece incaricato direttamente dell'attività anche alla luce della circostanza che gestisce il sistema di rivelazione delle presenze. Lo scrivente per l'avvenire, qualora fosse ancora destinatario delle determinazioni dell'amministratore unico, si limiterà a scrutinarne gli aspetti squisitamente economici e finanziari declinando ogni responsabilità su quelli di carattere giuridico-amministrativo rispetto ai quali si ritiene vadano adottate idonee misure organizzative destinate ad istituzionalizzare anche per le altre società la puntuale e attenta verifica delle determinazioni adottate dagli organi amministrativi, onde scongiurare per tempo profili di irregolarità e illegittimità. Firmato il ragioniere generale. Vabbè, colleghi, questo è il verbale. Segreteria, scusate, ma è arrivato la relazione del primo semestre della Reset? Perché questo mi pare sia soltanto un verbale che quindi è arrivato, ormai sono più di un verbale. Questo hanno mandato, Presidente, ora continuiamo. Ma materialmente il primo semestre non è arrivato? Perché qui allegato non me l'avete... Non me l'avete messo, se lo potete controllare un secondo, così vediamo un attimo come va. Giusignoffo, puoi verificarlo tu? Perché sì, lo sto cercando. Comunque, questa cosa che riguarda l'affitto dei locali di Aiuvare, che non avevano i requisiti e noi paghiamo gli affitti, questa è un'altra di quelle cose che mi lasciano perplesso, e il fatto che la sede di Via del Strasburgo ancora non è pronta dopo tanti mesi. Ora noi si chiede che di spostare in un altro locale da prendere in affitto per 6 mesi nelle more che si finisca Via del Strasburgo. Poi non so, io, siccome noi avevamo pensato tempo fa di fare un sopralluogo in tutte le sedi della Reset, che poi non abbiamo più fatto, sia per una serie di misure contingenti, sia anche per il Covid, però mi farebbe piacere capire queste sedi a disposizione della Reset, soprattutto quelle di proprietà comunali, perché praticamente non sono messi totalmente a regime. Però io qua continuiamo a sperperare soldi. E comunque condivido anche questa cosa del dottore Basile, che non è pensabile che un'azienda partecipata del comune al 100%, dove sono amministratori nominati dal sindaco come persone, diciamo, di fiducia, poi addiano all'esterno incarichi allegali per fare causa al comune, quindi che è il socio unico della società. Bah. Sono tante cose che secondo me non vanno, però... Presidente, io ho una relazione, qua c'è, ora ti giro la mail, la giro a tutti i tuoi colleghi. No, io presumo che il problema è trovare un modo come poterla leggere, questa,
questa relazione. Se tu mi dici quando è arrivata, vediamo se la posso... 259, 259 pagine la relazione. Addirittura. Vabbè, sì. Ma quando è arrivata? Me lo dici così vediamo se ce l'ho pure io, in modo tale che magari la possa... È arrivata il 6 agosto alle ore 10:21. Allora, 6 agosto, da vediamo... Della ragioneria. Allora, ragioneria. Vediamo se la trovo io. Marino, al segretario, a Roberto, a Rosa Vicari, insomma, Carmela Agnello. Allora. Sei sicura che è il 6 agosto? Sì, 6 agosto 2000, 6 agosto alle ore 10:21, ci sono 6 allegati. Io 6 agosto mi trovo la MG. Reset. Ve la posso... Se arrivo, aspetta, io sono... Aspettate, sto cercando, provando a vedere. Sì. Perché io 6 agosto mi ritrovo la MG. È 6 o 16, Angela? 6 agosto. Da parte della Ragioneria Generale, relazione primo semestre 2020, il reset. Allora, io del 6 agosto mi ritrovo quella della MG. Ve la inoltro, Caracausi. Chi altro? Chi Giaconia? Sì, ma invece il verbale del Consiglio dell'Assemblea è tra i file che ci stai mandando? Quelli già li avete, perché sono tra i file allegati, quello che ha letto il Presidente. Ma allegati dove? Nella seduta, il link della seduta? Alla sala di oggi, sì. Ma potete mandare anche nella nostra posta elettronica, per favore, perché non è semplice poi recuperare. Credo che l'abbia fatto Giussi ieri. La collura l'ha fatto, mi ha detto. Vediamo. Ah sì, ora lo controllo. Vi sto mandando la mail. Ok, mi trovo le relazioni di tutti, tranne... Mi dice messaggio inviato, guardatevi la posta elettronica. Ok. E approfitto che stiamo cercando la relazione semestrale, la reset, per signora Scafidi. Io ieri sera fino a tardi ho cercato l'altro verbale, ma io non me lo ritrovo caricato. Mi sono ritrovato soltanto quello del 25, tant'è vero che l'ho firmato. Paolo, io invece ho soltanto un problema con il codice OTP, quindi siccome sono fuori Palermo, sì. Probabilmente ho incaricato i miei genitori di recuperarmi la cartettina a casa, uh-huh. Se è così io giovedì lo firmo. Vabbè, ok. Quindi un po' di pazienza, mi dispiace per le segretarie. No, giustamente... no, allora, ti devo dire, sia quello dell'altra volta che non avevi firmato, sia quello sto di ieri, l'ho firmato io, manca la tua firma, sembra che... Il problema dove sta? Non tanto oggi a trasmetterlo, ma quanto sarà nella rendicontazione, che se certo. Non sono entrambe le firme poi creano problemi. No, perché solo l'unico problema, sai qual è? Che vabbè, giovedì significa dopodomani, quindi siamo ancora nel mese. L'importante no, è domani, che li mandiamo firmati entro il 31 per evitare problemi. Poi è la speranza che trovi una cartettina dove è messa, giusto? Mai puoi chiamare il consigliere Meli la Sispi? Sì, certo. Io sto aspettando. È vero, allora, che non è un problema vostro di rendicontazione, però è legato a un problema nostro di produttività. Infatti manderemo i verbali firmati dal Presidente con la nota che poi verranno firmati dal consigliere Meli, in quanto momentaneamente non è... Aspettate domani, vediamo se riesco a risolvere il problema. Sì, però, sì, questo sì, però intanto gli rimandiamo. Perché non vorrei che poi dicesse perché li avete mandati poi 48 ore, non vi diamo... Va bene. Io l'ho spiegato che sono fuori casa. È infatti solo per un problema di obiettivi nostri e cautelarci, non per altro. Va bene, ok. Paolo, sì. Il verbale che hai letto precedentemente non è quello dell'assemblea? Sì, quello dell'assemblea. Dell'assemblea.
dell'assemblea, giusto? No, allora, no, assemblea, scusa, è del consiglio di amministrazione. È il consiglio di amministrazione che poi nemmeno c'è il consiglio di amministrazione. Lo stesso lo fu lui. L'amministratore chiama lì la segretaria che fa la realizzante. Poi... Ma questo diceva Angelo Giussi che la Collura ha provveduto a inviarlo ieri, ma io non me lo ritrovo, e lo ve lo ritrovate. No, aveva detto che l'avrebbe mandato Giussi, comunque se volete ora ve lo rimando. Io sì, grazie. La mail, se vi potete collegare con tutto quello che praticamente c'era per quanto riguarda la relazione. Ci sono questa l'ho ricevuta, questa l'ho ricevuta. Gli altri allegati non li ho visti. Questa relazione può essere che sia contemplata anche in questa mail o è successiva? Devo cercarla. Vabbè, nel frattempo ci studiamo un attimo questo qua. Io sto cercando... Sì. Io nel frattempo, Presidente, ti mando nuovamente il verbale del 24 che non ti è arrivato, anche se a me dava in corso, ma non ti preoccupare. Allora, io, trasmissione Bozza, relazione al primo semestre reset, con la nota numero, sto leggendo la nota di accompagnamento della ragioneria generale. Trasmissione Bozza, relazione al primo semestre della reset, con la nota protocollo 5696 del 24 luglio 2020, indicata in oggetto, la partecipata trasmette all'amministrazione la relazione al primo semestre 2020 sulla reset SPA per la relativa trattazione e approvazione. Io però, se non ricordo male, questo è quella nota che avevamo letto qualche giorno fa e per la quale ci eravamo determinati di sentire la reset e la giunta comunale nella persona dell'assessore Marino. E, se non ricordo male, chiedo conferma a voi colleghi, e se è così, dico, rileggerla un'altra volta probabilmente non serve a molto, sinceramente, visto che l'incontro è saltato e ci siamo determinati di aspettare la riunione dell'assemblea che sarà l'8 di settembre. Dico, se vogliamo la possiamo anche, se non ricordo male, questa è quella che abbiamo già letto, se non ricordo male, e ripeto, per la quale ci eravamo determinati di sentire l'assessore Marino e il presidente della Reset, che poi abbiamo... Esatto, Presidente, già l'abbiamo letta due volte addirittura. Ecco, infatti, quindi io infatti stavo scorrendola e la stavo vedendo, quindi io su questa vicenda, ci siamo determinati che naturalmente dobbiamo aspettare l'8 di settembre che si tenga l'assemblea, e ormai aspettiamo e buonanotte, ecco, perché rileggerlo un'altra volta non mi pare che abbiamo risolto il problema. E questa nota sicuramente è una nota complicata e che naturalmente oggi non ci fa uscire dall'impasse in cui ci stiamo trovando. Tu dici quella ragioneria generale, Paolo? Sì. Allora, ripeto, questo... Allora, io sto leggendo, sto facendo la parte finale, la richiesta di reperimento per il contratto di servizio della rete di nuovo ulteriore risorse, giustamente nella cosa si chiedono nuove risorse. Io, colleghi, io su questa vicenda della reset, ripeto, credo che bisognerebbe fare un po' di chiarezza, ma lo deve fare più che altro l'amministrazione attiva, dico sinceramente. Io, il mio pensiero è quello che questa azienda ha un problema, ha un bisogno, diciamo, urgente di organizzazione, perché così senza avere funzioni dirigenziali, funzioni di persone che possano ovviamente gestire anche la parte lavorativa, i servizi affidati al Reset sono talmente tanti e variegate che secondo me necessitano veramente di un'organizzazione diversa. Dopodiché qua l'argomento e la materia è sempre quella, il trasferimento e la mobilità orizzontale è verso alcune aziende partecipate, a partire dalla RAP e dall'AMAT, che ancora oggi non avvengono. Quindi credo che ho visto l'altro giorno degli articoli o comunque delle foto di una protesta di Venti Reset, se non ho capito male, proprio in sede a Piazzetta Cairoli, dove chiedevano al presidente della RAP di attivare la mobilità orizzontale. E però dico anche questo: levare ulteriori 100 persone alla Reset, vorrei capire come devono portare avanti
i lavori che sono stati a loro affidati. Dopodiché vi ricordo che noi in occasione della formazione... Vabbè, con l'economia dei 90, della mobilità interaziendale aumenti le ore. Sì, però in tutto questo noi abbiamo anche quell'altro argomento che riguarda il contratto di servizio della RAP, a cui abbiamo tolto alcuni servizi e nell'intento, nel pensiero di volerli eventualmente passare al reset, che potrebbero dargli queste ulteriori risorse di cui loro lamentano la mancanza. Però, ripeto, così mi pare che non ci sia grande, non mi pare ci sia volontà, se chiamano se chiamare la volontà o chiamare naturalmente la disponibilità a fare qualcosa di diverso. Io abbiamo parlato all'assessore Marino di un'ipotesi di rivedere il contratto di servizio della Reset, almeno per quelli che sono poi gli incarichi, ma mi piacerebbe sapere quali sono le capacità di Reset oggi di poter svolgere lavori integrativi o lavori praticamente, diciamo, aggiuntivi, perché a parole qualcuno dice che la Reset è in condizione di fare quei lavori che in teoria dovremmo togliere alla RAP, altri invece dicono che non sono in condizione. Dico, quei lavori porterebbero a Reset circa 5 milioni e mezzo, se non ricordo male, quindi credo che sia ancora di più rispetto a quelli che loro chiedono. Però ripeto, io mi pare che ci sia un po' di non attenzione, non essere attivi sull'argomento. Confusione. Quindi ripeto, io leggere in questo momento la relazione, ripeto, l'avevamo già letta e che naturalmente era oggetto della discussione che dovevamo farci con entrambi. Abbiamo deciso, così come richiestoci, di rinviarlo dopo l'8 di settembre. Quindi ripeto, io credo che procedere su questo non sia diciamo, produttivo. Fermo restando che avevamo dato incarico, credo, alla dottoressa Collura di recapitare il contratto servizio della Reset per capire che cosa possiamo andare a modificare se dobbiamo portarlo. Anzi, vi annuncio una cosa: ieri mi ha chiamato la segretaria della seconda commissione, che hanno incontrato ieri, se non ricordo male, ieri stesso il presidente Cimino dell'AMAT. E la commissione si è determinata di fare un incontro congiunto insieme a noi per parlare di contratto di servizio dell'AMAT. Scusate un attimo, sei bellissima, amore mio. Per fare un incontro congiunto per il contratto di servizio dell'AMAT. Io ho dato la nostra disponibilità, e quindi chiamerà la signora Caronia qualcuno delle segretarie per concordare eventualmente per la prossima settimana. Quindi se magari vi sentite fra di voi, segreteria, e quindi compatibilmente eventualmente ai nostri impegni possiamo fare questa riunione congiunta. Vi ricordo che il consiglio è convocato lunedì, martedì e mercoledì, però non ho visto l'orario, ma è arrivata la convocazione, che il presidente avrebbe fatto subito la convocazione. Io ho controllato di mattina, sempre alle 11. La convocazione non è arrivata. È arrivata, per conoscenza, noi l'invito agli uffici, se non mi sbaglio. Ma la convocazione, ecco, non è arrivata. Sempre alle 11 gli hanno fatto l'invito. Ma questo presuppone, lo vedo subito. Paolo, vabbè. Comunque, diciamo che concordate con la signora Caronia questo appuntamento, e se è il caso, praticamente procediamo con questo incontro congiunto. Ed eventualmente, allora, quella dell'1 settembre alle 11, mentre quella del 31 agosto è alle ore 16. Ah, quella del 31 agosto alle ore 16, quindi il 31 sì. Agosto abbiamo avuto la giornata. Quindi vabbè, allora dico dalla segreteria, concordate con la signora Caronia eventualmente questo appuntamento, compatibilmente, ripeto, a quelli che sono gli impegni che noi abbiamo già in cantiere. Segreteria, abbiamo comunicazioni da fare oltre quelle cose che siamo dette fino adesso? No, presidente, un attimo solo che controllo. No. Presidente, ti ho mandato nuovamente il
la firma, vediamo se questa volta siamo più fortunati e ci riusciamo. Quello del No, ma 24. sono visti che adesso è arrivato, a me non era arrivato fino a ieri sera. Io Ma avevo avuto una vabbè, non ti preoccupare, magari un po' lo sto firmando. però a me non è tornato indietro, né quello di ieri sera, di oggi, quello del 25 non mi è tornato indietro. Se per piacere lo puoi scaricare e me lo mandi magari via mail, magari un problema di sistema. Ogni tanto capita, sempre il sistema informatizzato può capitare. Allora, aspetta un secondo perché questo lo sto firmando. Sì, se poi mi mandi magari via mail, visto che non riesco a visualizzarli. No, un attimo soltanto, vediamo. Grazie. Che non mi funziona. Consiglieri, scusate, mi sfugge una cosa. Ieri, dopo che il presidente è uscito, si è detto di fare una seduta con Reset e RAP, ma dobbiamo farla congiuntamente o separatamente? Consigliera Meli, che era il presidente facente funzioni. Consigliera Meli, Meglio o meglio? Meli, Non si apre il microfono, lo ripeto, perdonami. ieri c'è stata la presidente facente funzioni, mi ha chiesto Angela, c'è rimbombo, c'è qualcuno che ha il microfono aperto, non ci sento sono nulla. quattro microfoni aperti a parte il mio. Ok, ti dicevo, pazzesco. Ok, ora mi sentite? Ieri di fare un incontro con RAP e Reset alla fine della Sì. commissione, ma oppure separato? Per me possiamo fare anche congiunto. Che Per dite? capire come organizzare il tutto, fondamentalmente. Io lo farei congiunto. Perché nel frattempo ho contattato la segreteria della RAP per evitare di fare richieste e poi magari sono impegnati o altro, e mi hanno detto che oggi avrebbero visto il presidente, perché ieri non c'era, e che avrebbero chiesto al presidente la disponibilità tra lunedì e mercoledì, perché martedì lui è sicuramente pieno, però non sanno se nel contempo il presidente della RAP abbia già preso impegni. Quindi aspetto sue notizie e di conseguenza contatto pure il presidente del Reset La perché resa. abbiamo un congiunto e vediamo se le date coincidono per entrambi. Ok, Va bene, presidente? perfetto. Sì, grazie. Grazie a voi. Stiamo aspettando? La gnoffo stava cercando qualcosa? Ultimo, io sono pronta se volete per leggere il verbale. Se non avete altro di cui disquisire. È uno strazio ogni volta, chiudere il microfono è un problema. Stavo cercando di mandarvi il verbale di ieri che ho firmato, io e quindi non posso fare contemporaneamente le due cose. Tranquillo. Quindi un secondo soltanto. Cioè, le nostre collaboratrici possono verificare se il contratto di servizio di Reset è l'unico che è stato che viene approvato dalla giunta, perché mi frulla questo dubbio. Allora, che io sappia, a mia memoria, da quando è stata istituita la Reset, però potrei sbagliarmi, prendetelo col beneficio del dubbio, è una cosa che si verifica questo, sì, perché la Reset è una consortile e quindi cammina È verificata, direttamente. diciamo, perché io ho questo dubbio, siccome non ne sono sicura, se magari potreste verificare. Vabbè, lo verifichiamo e E poi facciamo vorrei che sapere, verificaste ovviamente. se il piano industriale dell'anno corrente di Amat sia stato o meno approvato, perché se si dovrà parlare, diciamo, di una modifica del contratto di servizio e quindi di un aumento sostanziale del corrispettivo all'azienda, io vorrei sapere preventivamente se il piano industriale del 2020 è stato o meno approvato, onde evitare quanto è successo già con RAP.
ci portiamo avanti, va? Ok. Grazie. Prego. No, invece un'altra domanda. Aspetta un secondo, sto scrivendo quindi se il piano industriale dell'AMAT è stato approvato in consiglio comunale, ovviamente, giusto? Ma il consiglio comunale non mi risulta. È stato approvato dai soci? Sì, dai soci. Quello di quest'anno, non quello precedente, quello di quest'anno. Quindi se il piano industriale dell'AMAT del 2020 è stato approvato dai soci. Ok, qualcos'altro? No, volevo sapere, perché non me lo ricordo, se l'invito RAP Reset è sempre legato alla questione della mobilità interaziendale o meno, perché non me lo ricordo se ne abbiamo parlato ieri in riferimento a questo esclusivo aspetto, perché se è così io vorrei che fosse presente il direttore Licassi, perché qualche giorno fa ho letto diciamo un articolo di stampa in cui lui dichiarava, prendetelo col beneficio del dubbio, ma credo di essere sicura, anche perché posso recuperare l'articolo, che le difficoltà relative al passaggio dei dipendenti dal Reset a RAP presumibilmente è legato alla scadenza della graduatoria dalla quale queste persone sarebbero state individuate, e quindi una delle ragioni, perché l'altra dovrebbe essere legata a difficoltà economiche e finanziarie della RAP, anche se così non dovrebbe essere visto la firma del contratto nuovo, alludeva a questa possibilità, cioè alla scadenza della graduatoria dalla quale gli 84, diciamo, che dovrebbero passare alla RAP sono stati individuati. Quindi, siccome la dichiarazione l'ha fatta lui, io vorrei che fosse presente. Sono stata chiara? Quindi all'incontro vuoi che sia presente il direttore generale? Licausi, sì, perché sì, ha detto questo. Se questo è l'argomento, siccome ieri abbiamo parlato di diverse cose, se invitiamo le due aziende a riferimento alla mobilità, su questo punto vorrei che fosse presente Licausi. In realtà si era pensato di invitare queste partecipate non per parlare di questo argomento, però se lo ritenete opportuno lo inseriamo pure. Dipende dal chiaro, perché ieri abbiamo affrontato diverse questioni. Se il punto dovesse essere la mobilità, io vorrei che fosse presente Licausi. Vi determinate voi come commissione e ce lo fate sapere. La segreteria sarà perfettamente a vostra disposizione. No, a proposito, io quando avete discusso di questa cosa, io ieri purtroppo mi ero dovuto, diciamo, di staccare perché ero in riunione col vice sindaco. Dico, se avete deciso di fare questo, per me non ho problemi. Ma siccome avevamo, se non ho capito male, diciamo, su questi argomenti di rinviare a dopo l'assemblea dei soci della Reset dopo l'8 settembre, però ripeto, quindi e fare l'incontro senza poi la parte politica del Comune di Palermo, secondo me non ha senso, però ripeto, mi rimetto alle vostre volontà, io non ho problemi. Sicuramente questa cosa della mobilità interaziendale è diventata, diciamo, una barzelletta, e quindi di conseguenza io capisco. Un eufemismo, una barzelletta. Quindi io ripeto, io non so cosa avete discusso ieri dopo che sono andato via io avevo capito che volevate fare un incontro con RESDAP principalmente per quanto riguarda i servizi alla città dopo post sì, Paolo, era per questo. Quindi non è per la mobilità interaziendale. No, io no, farei, no, no. Io, era perché scusate, la io farei un pochettino degradata. Io secondo me mi limiterei a fare un incontro senza reset. Allora non sinceramente siamo reset, altrimenti non è capito. Io mi limiterei a un incontro con RAP senza la reset. Questo dobbiamo fare. Perché Paolo tu non ci metti la reset? Che comunque anche no, lo so, però dico ti non è linea diretta, è responsabile, però dico non c'entra Katia, non c'entra. Ma infatti, perché se invitiamo anche il reset, secondo me non c'entra, si apre un altro discorso che non c'entra. Non lo so, fate voi. Allora, ripeto, io dico, se noi giustamente invitiamo il reset anche a questo tavolo, giustamente, come dice la collega Amella, viene naturale, spontanea la vicenda che riguarda la mobilità interaziendale. Ne potremmo approfittare per l'uno e per l'altro, questo intendi? No, il problema, siccome ripeto, noi avevamo già in previsione un incontro con il reset con l'assessore Marino,
e che praticamente questo incontro l'abbiamo deciso poi di soprassedere fino a quando non ci sarà l'assemblea dei soci, e a questo punto, ripeto, fare un incontro oggi, dico oggi, quando lo andrà a definire, congiunto rap e reset, e fatalmente andrà a finire su questo argomento. Poi manca un soggetto importante, quindi faremmo sempre una monca, un'operazione monca. Quindi io personalmente sarei, era quello che mi auspicavo quando l'avevo accennato ieri mattina, un incontro con RAP per capire come stanno organizzando i servizi in questa città. E naturalmente, visto che così era, così eravamo rimasti, così ero. NG e Reset non c'entra niente in questa cosa, poi, perché l'unico rapporto che hanno è il diserbo, non c'entra. Questo. Quindi poi la responsabilità sul diserbo è sempre sul RAP, e quindi poi loro si assumono la responsabilità del lavoro che danno al Reset. Proprio così, Paolo. Io l'incontro lo farei soltanto RAP, se d'accordo, fermo restando che ritengo che il presidente e il direttore, ma anche se mi consentite, io l'incontro io inviterei anche a chi? Inviterei la dottoressa Calì, che ormai è responsabile unica sia della differenziata che anche della raccolta dell'indifferenziato. Io spero tanto che questa unione dell'uno e l'altro che possa portare qualche cosa di beneficio, perché, e quindi diciamo che rispetto a una un prima, io mi ricordo, io segnalavo che c'erano magari dei rifiuti in un determinato posto, arrivavano, mi facevano poi le foto e me li mandavano, toglievano, diciamo, i rifiuti e lasciavano gli ingombranti, che la competenza era di un altro settore. Io mi auguro e spero che comunque aver unificato il tutto invece possa portare, se oggi la dottoressa Calì manda il mezzo per prendere l'immondizia, e dopo verificato che ci sono anche ingombranti, mandi contemporaneamente il mezzo che prenda gli ingombranti. Non è scontato, però. Non è scontato, però. Non sarà facile per la dottoressa Calì poter gestire entrambi i settori, Paolo. Sono complessi entrambi. Sappiamo che lei, diciamo, è una che si impegna tantissimo, però secondo me c'è un limite a tutto. La riorganizzazione di questa azienda non può essere questa, ecco. Non può essere questa, Paolo. Io vorrei capire tanto il sindaco quando ha dichiarato che avrebbe fatto la rotazione dei dirigenti, se era limitata al coinvolgimento esclusivo dei dirigenti della RAP o il coinvolgimento dei dirigenti delle altre società partecipate. C'è quindi una rotazione che interessasse non solo al RAP ma anche alle altre società partecipate. Io ancora questo non l'ho capito, mi piacerebbe capirlo, però. Ma è possibile farlo? Io non lo so, Paolo, non lo so, dipende anche se ci sono dirigenti che sono specializzati in un determinato settore che con quello dei rifiuti non c'entrano nulla. Io non lo so se questo potrebbe essere un fatto stativo. Però ripeto, se la rotazione dei dirigenti la fai all'interno dell'azienda, sai che hai 4-5 dirigenti, non hai altro, quindi è un'operazione che comunque, secondo me, anche perché in passato già è stato fatto, non ha comportato, diciamo, gli effetti desiderati, e secondo me sarà la stessa cosa se l'azienda dovesse deciderlo di fare. L'ha fatto, diciamo, anche se parzialmente, quindi dopo quello che è successo a Bello Lampo l'ha fatto, però io non credo che possa essere utile questo. Ne sono convinto anch'io, perché anche se tu dici giustamente il dirigente competente che conosce la materia, però io credo che uno che è dirigente non è stato assunto come dirigente competente di una materia, rispetto almeno per quello che conosco io. Dipende. Almeno in linea di massima, cioè, che posso dire, il direttore dell'AMAT allora Rossi è stato appunto perché era competente nella materia che riguardava i tratti. Appunto, bisogna vedere caso per caso. Però poi io credo che la maggior parte dei dirigenti che ci sono nelle aziende sono persone che hanno vinto un concorso, che hanno fatto, diciamo, carriera all'interno dell'azienda, andando avanti. Quindi
chi oggi è un Presidente, io chiedo scusa, ma io non sono una persona chiedo scusa se intervengo, ma non riesco a verbalizzare. Allora, collega Mella, se può chiudere il microfono, per favore. Allora, sì, forse era Massimiliano Giaconia che era da qualche parte dove parlavano in sottofondo. Quindi dicevo, dico, io ritengo che dico, è vero che poi con gli anni... Sono i consiglieri Randazzo e Volante che rompono le scatole. Tu collega Giaconia, ti addizioni a colleghi rompiscatole, quindi problemi tuoi sono. Non devono diventare problemi nostri. Va bene, quindi io se siamo d'accordo, io mi limiterei all'incontro con RAP, quindi con il presidente Norata, il direttore generale Li Causa, e se siamo d'accordo invitiamo anche la dottoressa Calì, e se volete ci possiamo anche aggiungere il comando della Polizia Municipale, perché sembrerebbe che questa iniziativa che riguarda le telecamere in accordo RAP e RESET, RAP e Polizia Municipale, stia andando avanti, e sembra che proprio lunedì può esserci la parte determinante e definitiva per poterle attivare. Almeno... Scusa, in merito a questo, ma tu sai se si possono indicare dei luoghi dove installarle in tutti i casi, oppure c'è un elenco che già hanno predisposto loro? Ma non lo posso dire. Come hai detto, collega Mella? Sì, probabilmente è possibile dare dei suggerimenti, però credo che non possano essere pubblici i luoghi, giusto, in cui viene messa la telecamera, altrimenti viene disatteso l'effetto. Diciamo che al contrario, collega Mella. Collega Mella, purtroppo è al contrario. Purtroppo, collega Mella, è al contrario. Perché i luoghi devono essere indicati con tanto di... No, c'è il cartello esposto. Come l'autovelox più o meno. Detto questo, secondo me, allora, da quelle notizie che ho io, collega Meli, è che la Polizia Municipale, come il RAP, hanno censito, credo, 160 siti che sono oggetto di abbandono di rifiuti ingombranti. E quindi già loro hanno, cioè, se c'è un altro sito che loro gli è sfuggito, mi sembra strano, perché dico, immagino, se lei pensa a un sito che magari già più una volta lei ha segnalato, loro ce l'hanno nei loro elenchi. Quindi, dopodiché, però, ribadisco, stiamo parlando 150-160 siti che sono praticamente segnalati e che sono in loro conoscenza, e le telecamere sono appena 10. E quindi di conseguenza poi è un problema tanto di scelta, no? Guarda, oggi mettiamo la telecamera in via Libertà oppure la mettiamo in via Roma, e tanto alla fine una delle due poi rimane sempre scoperta, quindi non è che cambia molto, cioè fermo restando che la telecamera comunque sono telecamere in particolari, e quindi anche se sono diciamo visionabili, cioè che uno sa che c'è la telecamera lì, comunque il raggio di azione di quelle telecamere è molto molto, diciamo, ampio. Allora, se siamo d'accordo su questa impostazione di RAP, io direi alla segreteria di procedere, e quindi poi la reset ormai, dopodiché lo vediamo subito dopo giorno 8 settembre. Che ne dite? D'accordo, però vorrei... D'accordo. Va bene. Paolo, per me va bene. Diceva, collega Mella? Che sia presente Li Causa, il dottore Li Causa. No, ma dico, noi quando facciamo l'invito, in un momento lo facciamo sempre al presidente e al direttore. Io, anzi, sto aggiungendo, se sei d'accordo, di metterci il dottor Sacalì e la Polizia Municipale. Punto. Anzi, diciamo, quindi più ampio di questo non posso pensare. Mettere la reset, sicuramente, ripeto, si aprirebbero delle maglie che naturalmente in questo momento sono oggetto di discussione, e quindi di conseguenza rischiamo di andare, diciamo, verso un altro indirizzo rispetto a quello che è l'ipotesi dell'incontro, secondo il mio parere. Fermo restando che è normale che ci sia questa sinergia, ci sia questa integrazione RAP e RESET sulla vicenda che riguarda il disegno delle strade, che ancora oggi è molto deficitario, però di fatto c'è questo problema, e quindi è inutile che noi solleviamo il problema sempre della mobilità interaziendale, che andremo sicuramente a sollevare
nelle prossime settimane. Tanto l'8 settembre chiamala che è arrivata, no? Tanto l'incontro RAP la faremo la settimana prossima, è già il 1 settembre, quindi diciamo dobbiamo tanto rimandare 2 settimane. Va bene, colleghi, se non ci sono altri interventi, se non abbiamo altre cose da discutere, io direi a questo punto di chiudere la seduta e vorrei chiedere soltanto alla segreteria, domani mi confermate, abbiamo il dottore Puleo e l'assessore Marino sulla vicenda delle potature? Assolutamente sì, sicuramente l'assessore Marino, il dottore Puleo non mi ricordo se ha dato già il suo assenso, non lo so, vi dico sicuramente sì Marino, perché proprio mentre parlavo con voi in videoconferenza ho messaggiato con la sua segretaria, la signora Civiletti, e mi ha confermato la presenza dell'assessore Marino. Perfetto, allora ci organizziamo, vi chiedo domani un po' di comprensione perché io sarò fuori Palermo e quindi avrò con me soltanto il micro e il telefonino, quindi avrò anche difficoltà di collegamento, quindi ci vediamo domani mattina alle 9, sono le 10:11, chiudiamo la seduta. No, lo approviamo o no il verbale, Presidente? Come signora? Lo approviamo o no il verbale di oggi? Lei è pronta per approvarlo? Sì, certo. Approviamolo, dai. Prego. Ok. L'anno, il giorno, insomma, quello è il solito cappelletto iniziale. Alle ore 8 non è presente alcun consigliere, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9, oltre al Presidente Caracausi, è presente il consigliere Giaconia. Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafiri dalla segretaria della segreteria al completo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG, programmazione dei lavori delle comunicazioni al Presidente, all'ODG, disamina al primo punto è disamina atti della commissione, ecco. Al secondo punto programmazione lavori della commissione, al terzo punto lettura e approvazione verbale. Alle ore 9:03 entra il consigliere Ficalla, alle ore 9:04 esce il consigliere Giaconia in quanto convocato in commissione elettorale, alle 9:05 entra il consigliere Meli, alle 9:07 entra il consigliere Amella. In ordine al primo punto, il Presidente attenziona alla relazione trimestrale della RESET e nello specifico dalla lettura del verbale del CDA. Angela, scusa se ti interrompo, ma siccome io ho scritto nella chat della seduta che il consigliere Amella entra alle 9:08, guardate il mio computer, lo aggiungo, lo modifico per un minuto, perché siccome io l'ho scritto proprio nello stesso istante dovremmo fare la stessa versione, un minuto non credo cambi nulla. Esatto, va okay. Bene, grazie Giusti. Niente. Quindi alle ore 9:17 entra il consigliere Giaconia, quindi entra nuovamente il consigliere. Il Presidente a lettura della riservata firma... Avete i telefoni sballati di un minuto, perché Lagnoff ha scritto 9:18 in interpretazione. Infatti, ma è il mio computer che mi dà questo orario. Io guardo l'ora del mio computer, siete che è di qualche secondo, lo aggiusto pure questo, non è un problema. Quindi alle 9:18 entra il consigliere Giaconia. Il Presidente, non penso che sia un problema un minuto. No, non c'è nessun problema, dai. Il Presidente a lettura della riservata firma del Segretario Generale in risposta all'atto appena letto. Il Presidente ragioniere generale, non segretario. Il ragioniere? Sì. Ragioniere, perfetto. In risposta dell'atto appena letto, il Presidente chiede alla Segreteria di reperire il file della relazione del primo semestre RESET. In ordine al secondo punto all'ODG, il Presidente chiede di contattare la Segretaria della Seconda Commissione per organizzare un incontro congiunto. Il Consigliere Amella chiede alla Segreteria di verificare se il piano industriale dell'AMAT del 2020 è stato approvato dai soci. Inoltre chiede se l'invito RAP e RESET prevede anche l'argomentazione sulla mobilità interaziendale. Se così è, chiede che l'incontro, oltre al Presidente della RAP e della RESET, presenzi anche il Direttore Generale Licausi. Il Presidente ricorda che l'incontro con la RAP riguarda la situazione igienico-sanitaria della città e ritiene più opportuno invitare solo i vertici della RAP e di organizzare un successivo incontro con la RESET per parlare sulla mobilità interaziendale. Il Presidente chiede alla Segreteria di invitare la dottoressa Calì Norata Licausi della RAP e il PM e l'APM. Il comandante dobbiamo invitare dell'APM. Vabbè, il comandante che poi dovrebbe mandare qualcuno, la dottoressa di Uccello o l'ispettore come si chiama? Dominici.
Quindi comunque noi invitiamo il comandante dell'APM per l'aspetto afferente alle telecamere di sorveglianza. Per quanto riguarda l'incontro con la RESET, la Commissione ritiene opportuno attendere l'8 settembre prossimo 21, dopo la riunione aziendale della consortile. In ordine al terzo punto, il Presidente chiede alla segretaria verbalizzante di leggere il verbale odierno, che è messo ai voti, viene approvato all'unità dei presenti, lo chiediamo. Presidente, per te va bene? Va bene. Consigliere Giaconia? Per me va bene. Consigliere Mella, consigliere Ficarra. Per me va bene, Angela. Consigliere Meli. Va bene. Consigliere Giaconia, mi manchi solo tu all'appello, ci sarà un problema di microfono probabilmente. Consigliere Giaconia, attendiamo un secondo. Sì, 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 grazie, sì. Perfetto, perfetto. Allora d'accordo, il verbale viene verbale. All'unità dei presenti. Il presidente ha chiuso la seduta. Alle ore 10:15 chiudiamo la seduta, stacchiamo la registrazione e buona giornata a tutti. Buona grazie, giornata, Presidente. Buona giornata. Paolo, domani alle 9 allora. Sempre alle 9, sì. Va bene, grazie. Vi prego la puntualità.